Venezia, meta sognata di ogni turista per la straordinaria bellezza delle sue strutture architettoniche, maestosa testimonianza di un glorioso passato, è soprattutto città d'arte, non solo per le innumerevoli opere che offre allo sguardo ammirato del visitatore di passaggio, ma anche per l'opportunità che offre ad ognuno di cimentarsi con l'arte, cogliendo l'attimo fuggente di una suggestione che impressa nella memoria rimane per sempre. Ogni angolo offre la visione di una emozionante inquadratura, un pittoresco quadretto di vita vissuta, uno scorcio di paesaggio, un caratteristico ponte, una calle, una piazzetta, una chiesa, una villa, un giardino. Nel complesso, essa offre uno scenario unico al mondo che ben si presta a incorniciare degnamente qualunque tipo di manifestazione. Promuovere una personale d'arte pittorica moderna nel cuore del monumentale contesto storico della città lagunare, però, più che operazione commerciale, è senz'altro proposta culturale, perché al di là di ogni presuntuosa ostentazione, tale iniziativa esorta ad uscire dalla momentanea ebbrezza di uno sguardo superficiale per approfondire invece la conoscenza sul senso di ogni esperienza creativa, in modo da attribuire maggior valore al tempo assegnato ad ognuno nella comune esistenza terrena. Questi i propositi di Denmark Gallery. La Den Venice Art Gallery è una galleria di respiro internazionale. Quest'anno 2019 abbiamo iniziato un nuovo percorso insieme ai nostri partner Avans, insieme ai nostri partner di beni culturali. Abbiamo privilegio quest'anno di promuovere artisti anche a Venezia, nel centro storico, a Santa Fosca, a Charming, dove oggi ci troviamo ad inaugurare una bellissima mostra con più di 30 opere di Anna Urbani di Geltov, che è la seconda mostra di quest'anno 2019. L'abbiamo aperta quest'anno con André Labaudet-Baudin. E adesso, per la seconda volta, il calendario della Den Venice Art Gallery ci privilegia con le sue materiche opere Anna Urbani. Mi fa veramente piacere sottolineare che quest'anno, in concomitanza con la Biennale, sempre a Charming Santa Fosca, ci sono due volte al mese diverse mostre, diversi artisti, diverse opere da visionare. Mi fa piacere invitarvi già da adesso al calendario pieno di eventi qui a Charming, dove c'è veramente da ammirare non soltanto la bellezza storica del palazzo e del tutto un insieme, delle sale meravigliose che ci portano all'antichità veneziana, al storico veneziano, ma anche alla bellezza per sé insieme alle opere che arricchiscono questo ambiente veneziano, che arricchiscono, che danno un'atmosfera di sentirsi insieme l'arte, un nel cuore che porta alla bellezza, alla cultura vera italiana, a quel percorso artistico che arricchisce ciascuno di noi. E mi fa veramente piacere di invitarvi e non da perdere queste occasioni da vedere queste bellissime mostre. Sono tre saletti riempiti di opere meravigliose con una tecnica particolare in quale noi vediamo l'ispirazione dell'artista che ci porta a sentirsi attraverso questi percorsi di mostre che noi promuoviamo l'incanto della città più bella del mondo con delle meravigliose mostre diverse di diversi artisti nazionali e anche internazionali. Felicemente inauguriamo la mostra di Anna Urbani di Geltov al Charming Santa Fosca di Venezia e ci fa privilegio oggi di essere presentata dal critico Marco Dolfini. Sì, la mostra si configura come una esposizione monografica di grande importanza con più di 30 opere dell'artista Anna Urbani de Geltov, con un passaggio cronologico che ci mostra di fatto all'incirca 20 anni di produzione e una ricerca sperimentale su tecniche e un astrattismo che si può definire una vera poesia dell'anima o memorie del cuore, come indica il titolo stesso di questa mostra. Una delle opere esposte, dal titolo Paesaggio con voluta di luce, ci mostra in tutta la sua delicatezza e poesia la pittura di quest'artista, che si configura innanzitutto con una personale e originalissima tecnica che si avvale
di questa materia così, così spessa, con l'utilizzo di queste garze che vengono poi dipinte e creano questo effetto materico di grande volume e di grande rilevanza. E poi questo paesaggio lascia un'interpretazione, perché non è un paesaggio del reale, una mimesis del reale che descrive un luogo che esiste, ma sono suggestioni che provengono dalla mente, dall'anima, e nel configurarsi all'interno dello spazio determinano di fatto un paesaggio che è del cuore, un paesaggio emotivo, che però ha degli elementi che rimandano alla realtà. Il titolo, Voluta di luce, dà questo effetto di voluto architettonico che richiama appunto un elemento architettonico, ma così poetico. E poi questa superficie così d'acqua non può che rimandare a quella che è Venezia, e quindi allo splendore delle sue architetture riflesse poi nell'acqua. Alle mie spalle vediamo altre due opere, Mattina in montagna e Mezzogiorno in montagna, che di fatto sono degli studi sulla luce, così come li intendevano già i pittori impressionisti. Pensiamo a quegli studi formidabili sulla cattedrale di Rouen di Monet, in cui l'artista coglie la luce nei diversi momenti della giornata, di fatto creando dipinti sempre diversi ma col medesimo soggetto. Qui Anna Urbani de Geltoff fa un po' la stessa cosa con quella che è la luce della montagna, una luce particolare che ha dei riflessi inevitabili nel candore della neve e nelle sue vette appunto circostanti. Lo vediamo in due momenti, in due studi che apparentemente però danno un effetto apparente, ma non certo una descrizione didascalica di una di un luogo appunto di montagna, creando un effetto che è vicino a quello di una pittura astratta, e che però vedremo in un altro dipinti come questa ricerca che parte da reale si distacca totalmente da reale, arriva a delle composizioni puramente astratte. Come dicevo, la ricerca dell'artista assume una definizione in qualche modo informale con questa serie di dipinti invece che sono astrazioni pure. Astrazioni pure, come indica il titolo dell'opera, astrazione di, ne abbiamo diverse in mostra, in cui possiamo notare come l'artista, sempre con questa tecnica dell'utilizzo di garze, una tecnica mista, l'utilizzo anche di sabbie, determina degli effetti in questo modo totalmente legati a una visione inventata, una visione dell'astratto che diventa pura ricerca formale. Un altro dipinto particolarmente interessante è questa tela dal titolo I colori creano le forme, e quindi non è le forme che determinano il colore, è una visione assai originale. Sì, questo è nato dalla visione, vedendo un giardino dalla finestra con le luci, le ombre, ecco, hanno determinato, io non vedevo più gli alberi, per dire, ma vedevo delle forme, dei vasetti, così, e sono i colori che creano le forme, e non l'inverso. Sì, molto interessante, poi perché queste... E anche quello, il secondo, il successivo. Sì, che quindi... È una serie, una ricerca sul punto che ho intitolato I colori creano le forme. Qui alla Charming Santa Fosca è soltanto un inizio, e la seconda mostra organizzata dalla Davines Art Gallery, e ci saranno ancora molti altri. Vi invitiamo sempre a seguirci e siete sempre i benvenuti.